Ecco qua, siamo in registrazione. Ragazzi, mi occorre il vostro consenso per la registrazione e la pubblicazione del materiale audio, foto e video. Decreto legislativo del 2006. Accetto. Condivido. Sì, accetto. Condividete. Condividete. Accetto. Perfetto. Accettiamo. Io ringrazio Gennaro e lo saluto perché scappo. Grazie Luca. No, vuoi soltanto Luca dire tu qualche accenno che no, di quello che avevi detto prima, di che cosa potrebbe essere indicativo anche da prendere come spunto? Madonna, veramente questi ripeti. Ciao Teresa. Ciao bella. Ma tanto una famosa. Luca. Teresa. O stiamo incominciando, ragazzi. Ma no, niente, Jenny, insomma, quello che già dissi pure l'altra lei volta. È Carmen e lei è Mary. Ciao Fabio. Sei registrante. Siamo in registrazione. Quello che dissi pure l'altra volta, cioè questa iniziativa lodevole e meritoria si potrebbe sviluppare su due binari. Uno di denuncia delle storture e delle criticità attuali, magari si può predisporre un modello standard di denuncia, va fatto un approfondimento giuridico e poi ovviamente anche l'afflato progettuale, programmatico sulle comunali dell'anno prossimo. Era questo un po', diciamo, il doppio binario su cui secondo me questa iniziativa si deve muovere. Si deve muovere. Ti saluto e ti abbraccio. Grazie Luca, ti mantengo aggiornato. Ce la fai a passare? Aspetta, Luca, passi da qua. Ragazzi, allora... abbiamo soltanto detto le cose tecniche della fine circa il fatto che abbiamo confermato il fatto degli amministratori che ne saranno 5 e poi praticamente a rotazione da settembre e poi abbiamo confermato che ci rivedremo poi a settembre perché poi adesso sta comunque fa caldo. Certo. Ah, sì, vai. Un attimo, altrimenti... No. Praticamente siamo partiti dalla fine, cioè da queste cose tecniche che andremo a riprendere a settembre perché comunque adesso comunque fa caldo, quindi. E poi dopo abbiamo confermato con il sondaggio che abbiamo fatto che da settembre vediamo la disponibilità di queste 5 persone che vogliono, diciamo, fare gli amministratori e li cambieremo poi a rotazione ogni semestre. Francesca Cardi aveva proposto di fare tutti amministratori, però adesso stavamo parlando giustamente, mi hanno detto di venire a una conclusione, siamo 320 persone, allora hanno detto Gennaro rimani così come fai. Ma adesso parlate da dove vogliamo, diciamo, iniziare. E qual erano gli ordini del giorno? Sì, Teresa, guarda un po', io non ci ho dato nessuna cronologia, mi sono anche portato sul manifesto. Che... Sì, se volessimo partire proprio dal manifesto, quindi lo un po' svisceriamo, vediamo gli obiettivi. Sì, Angelo. Cioè li rendiamo comuni. Io ho messo tutta una serie di ordini del giorno, però quelli che voi ritenete di volere discutere dare una priorità, gli altri li accenneremo e poi sicuramente poi li prendiamo comunque a settembre, cioè non accantoniamo niente, era soltanto perché di queste cose un po', per esempio Teresa aveva parlato del didattica inclusiva, sì. Nicola, diciamo, di questo manifesto, Angelo pure la volta scorsa parlava delle... Non sono riuscito a scaricarlo questo manifesto, vabbè, io non è che sono proprio questa grande... Ma Teresa, sta qua, vedi, te lo toglio poi dopo, tanto comunque lo posso riscaricare, è tutta una serie di associazioni, o no? Nicola, ce lo puoi dire anche tu? Sì, vabbè, questo praticamente è un manifesto che è stato firmato tutta una serie di associazioni che fanno parte appunto di questa FISH. La FISH è una federazione di associazioni. Diciamo, queste sono le richieste che sono state presentate in campagna elettorale che si sono firmate anche da Valeria Ciarambino e che rappresentano un po' la piattaforma identitativa della parte delle associazioni. In linea teorica, sempre in linea teorica, De Luca avrebbe detto che faccio soldi per dire. Io fino a quando De Luca uscire soldi, cosa che dalla precedente gestione Caldone non è stata fatta ed è stata favorita, diciamo così, l'istituzionalizzazione. Uno dei, poi dopo magari te lo leggi con calma, magari i punti principali, cioè uno dei principali capisaldi del manifesto FISH, al di là di quello che il manifesto FISH, diciamo,
i movimenti proprio a livello mondiale, a livello di, faccio una premessa, diciamo, la base delle rivendicazioni del movimento dei disabili è una convenzione dell'ONU che è stata firmata nel 2007 a Cala. Questa, diciamo, da qua scaturisce poi dopo tutte le rivendicazioni e la firma di questi. Di questa convenzione che è stata firmata anche dall'Italia, ma anche dal Comune di Scusa, rappresenta un po' quella che, diciamo così, è stato il percorso di tanti anni per le rivendicazioni da parte della situazione di disabili. Diciamo così, il manifesto che vedete fondamentalmente si rifà a quelle che sono le leggi. Alla base, diciamo così, c'è un elemento fondamentale, diciamo, il claim, se vogliamo utilizzare, delle associazioni mondiali sulla disabilità, è quello che si chiama nulla su di noi senza di noi. Cioè, vale, tutte le scelte che vengono fatte in merito alle persone disabili devono essere condivise con le persone con disabilità, con le persone con disabilità. Dunque, creando una città a misura di disabile, si crea una città a misura di uomo, con un corpo stabile, perché se tu crei comunque una città a misura, cioè in grado di poter soddisfare le esigenze di un disabile, le crei anche a soddisfare le esigenze di una mamma con un passeggino, di un ragazzo con la bicicletta, col figlio con la bicicletta, diciamo, con le tre ruote. Cioè, quindi credo che comunque alla base, perché tu dicevi una frase bellissima. Diciamo, molto spesso per quanto riguarda la disabilità si parte sempre dal concetto della barriera architettonica. Probabilmente è anche il concetto di barriera più immediato. E da quello che, diciamo, si dovrebbe è quello delle, quelle che in gergo vengono chiamate le barriere culturali, cioè vale a dire tutta una serie di cose molto più non hanno fatto perché pensano che i disabili non lo sono. Questa è una cosa dove noi stiamo. Credo che questo sia proprio uno dei punti saldi, se lo appunti proprio su questo ci ragioniamo, perché credo che questo sia proprio la centralità del lavoro che debba fare il movimento su questi temi. Allora, uno, diciamo, secondo me, tutte le cose che stanno chiamando, vogliamo chiamare barriere mentali, barriere culturali. Uno, secondo me, dei punti da cui partire potrebbe essere anche per un eventuale rivendicato, al di là di quello che stiamo, parliamo di un argomento brutto quanto importante, che sono i soldi. Ma purtroppo aziendale la nazionale non c'è. Allora, è così. Uno dei, diciamo, dei capisaldi per quanto delle rivendicazioni della associazione disabile sono quelli che vengono chiamati, anche se con nomi diversi, progetti di vita indipendente. Esempio semplice. Io ho bisogno di assistenza, al di là di quello che può essere adesso l'accompagnamento, che per il momento non c'è proprio ancora, ma siamo un tipo di lascia. Mi chiamano Dolfo, che è stato un altro. L'accompagnamento tra l'altro non serve veramente a niente, perché l'accompagnamento non ti garantisce un servizio reale, cioè, perché l'accompagnamento a multa più o meno 500 euro, che significa che la pensione di un disabile è 280 euro, deve fare come la frequenza scolastica. Ora quei 500 euro che per, tra virgolette, non dovrebbero essere dati al disabile ma a colui che accompagna, mi domando di più, ma perché il disabile può vivere con 280 euro al mese? Cioè non può vivere nessuno con 280 euro al mese. Ecco perché quei 500 euro non possono essere investiti a supporto di quello. Allora tu puoi anche darmi una pensione adeguata se non mi metti nel mondo del lavoro, perché io credo che tu dovresti andare tranquillamente a lavorare e prendere lo stipendio che prendo io, lo stipendio che prende il signore, lo stipendio che prende tutto. No, io per fortuna ci vado a lavorare e, diciamo, la cosa tra virgolette che io penso. No, però volevo concludere nel senso che comunque alla fine tu hai bisogno di servizi più che quei 500 euro da destinare a un pinco pallo qualsiasi per volontariato che devi aiutare. Però ha bisogno anche di un reddito fondamentale. No, il reddito personale. Ma scusami, come... però ci sono anche delle associazioni di cui io faccio parte, come la GIRIS, che comunque GIRIS ONUS. E noi questo facciamo, credo, assistenza ai disabili, alle persone anziane. Non ho... associazione di volontariato? No, assolutamente, è una cooperativa che lavora proprio per il comune. Ma il problema è che allora, il comune... Allora, sai qual è? Spero più come perché, diciamo... Allora, che non ha fondi. No, allora... Lo so, questo lo sappiamo. Noi però, a Pianura 10 organizziamo una fiaccolata, ok? Sulla tematica della discarica, sulla problematica, diciamo, dei morti di cancro, ma non solo, perché l'elemento autistico, il bambino autistico nell'arco di 15 anni è una patologia che ha avuto dei picchi enormi. Cioè, se ne trova nella mia scuola 10 anni fa avevamo un bambino autistico, ora ne abbiamo 10 dopo 10 anni, quindi la media di uno all'anno.
e questa cosa probabilmente potrebbe essere influita anche da tutta quella serie di problemi derivati dalla discarica e quant'altro, che si lo sai benissimo, l'autismo ancora non si spiega del tipo di patologia sì. Nel momento in cui voglio invitare Gennaro e Nicola a Pianura, sicuramente loro diranno che ci vogliono di tutto coro, ma come ci vengo? Questa cosa è un dramma ed è vergognoso, cioè questa cosa, io sono stata a Portici domenica a fare una manifestazione bellissima. Gennaro, ti ho invitato? Sì. C'è potuto venire Gennaro? No, perché? Non solo perché non c'era chi lo andava a prendere perché io stavo impegnata dalla mattina, ma perché non c'erano le condizioni che si poteva garantire. L'assistenza al caldo, un posto di ristoro, un bagno chimico tra virgolette, ho dovuto scavalcare per arrivare in quei tra virgolette vespasiani che non sono a norma. Cioè, allora questo è il problema, cioè il fatto di limitare la libertà dell'individuo. Questo è il punto focale. Quindi sicuramente ci sono anche associazioni di volontariato che fanno tanto, amor di Dio. Però il problema è che non deve essere il volontariato, deve essere un diritto. Ovvio, questo è ovvio. Ma il ragionamento è il discorso è proprio qua. Uno dei capitali di progetti indipendenti, cosa che non è una cosa, diciamo, che sa sua volontà, già molte è quella di affidare alla personalizzata. Io invece se io per esempio dovessi stare a casa, se io ho un po' di nessuno, io non ho i genitori, voglio dire. Teoricamente nel momento in cui sono affidati ai servizi sociali la strada principale in questo momento sarebbe quella di mettermi in un distinto, chiamiamolo spirito, che per accostare la retta sarà tipo non lo so, 10.000 euro al mese probabilmente, non lo so, ma sicuramente stiamo parlando di circa 4-0. Nel momento in cui tu a me mi assegni un bacio, perché non l'hai fatto in altre regioni, io praticamente posso autodeterminarmi e posso decidere di scegliere la cooperativa di nome scusami. Va bene, io ti ho parlato della Gisonus, però ce ne sono tantissime. Ma dico, la tua cooperativa, posso, perché magari io so che per esempio mi può affidare un servizio lavoro. Un servizio migliore. Soprattutto diciamo così, che se non viene lei, domani può venire un'altra persona. Sì. Posso decidere di pagare una persona che c'è un po' di più. Soprattutto, voglio dire, questa è una cosa di noi, perché a Gennaro, nel caso di Gisonus, ok, io ho un budget di 1.000 euro, perché io di questi 1.000 euro c'è qua, sarò messo nel pagare a Teresa, giusto? Che mi accompagna avanti e indietro che vanno avanti insieme a pace. Questa è una cosa che, mi scusa, questa è una cosa che mi ha detto, cioè, in molte regioni per fortuna questa cosa è svincolata dalla lavoro. E ti spiego anche questo. L'errore che viene fatto è quello del reddito. Allora, nel momento in cui io faccio adesso così, quando io lavoravo a Potenza, perché praticamente la spesa, la partecipazione alla spesa era del conto della reddito. Siccome la situazione rende era molto bassa, una persona che aveva un reddito di 700-800 euro al mese scalava e quindi andava a pagare 1.000 euro di assistenza. Quindi a una persona conveniva non lavorare piuttosto che lavorare e prendere reddito. Se tu ancora in questa cosa magari fai che per chi non ha reddito sono 1.000 euro, ma per chi ha reddito ne sono 600 euro, questo ti permette anche un incentivo a lavorare, altrimenti si incentiva a lavorare e diventa una cosa meno così, incentivata a stare a casa e a lavorare. C'è anche una barriera culturale perché si pensa che il disabile possa rendere meno del normodotato, cosa che non è affatto vero, perché una persona diciamo con una disabilità la mette in uno cervello alla costa, bella. Ha molta più pazienza sicuramente perché ha un aspetto relazionale molto più diciamo ha un animo garbo, una cosa, cioè comunque vive una condizione in cui ha pure il piacere di vedere 50 persone rispetto a quello che non si può vedere, perché voglio dire di... non vede l'ora di andare. Brava. No, perché il lavoro anche è una conquista, non è neanche una cosa che tu metti andato in cuore. Ma quindi tu lo fai proprio con tutto il cuore, e quindi però c'è questa mentalità valorosa di pensare che tu vali di meno, perché per fare una cosa alla macchinetta ci metti X tempo in meno. Questo è la... sta anche cambiando, anche nei lavori. Molta gente ha deciso di fare da casa, sono usati il sito, di un sito tutte mamme, praticamente, professioniste, mamme, come si chiama. Praticamente queste donne, come avevano l'esigenza di far conciliare il lavoro con la crescita dei figli, da più diventi bambini, avevano deciso anche di stare alla crisi, che comunque c'è anche da parte dei professionisti delle partite IVA, no?
quello di accorparsi anche in studi, non in coworking, di fare dei video. E loro praticamente lavorano direttamente da casa, no, non so perfettamente come funziona, diciamo, questo tutto, però per dire, cioè, oggi il mondo sta cambiando, quindi ci sono molti lavori, anche persone che magari hanno delle problematiche nel recarsi lavoro, o chi lo fa poi lo scelto in questa fase potrebbero tranquillamente fare queste attività pure da casa, quindi magari si potrebbero creare anche degli incentivi fiscali, no? Perché magari o queste persone se hanno la partita, io magari si fanno un incentivo direttamente sulla fiscalità di quella persona. Oppure le aziende che possono assumere le persone che magari stiamo uscendo anche da sì, però è un... Io penso che l'assistenza si chiede un'assistenza perché una persona sia indipendente, cioè in quel senso lì, cioè non è un'assistenza, deve essere assistenza, quindi in questo senso l'assistenza è un'assistenza all'insieme. Esatto, cioè in questo senso ragazzi, vi volevo agganciare proprio, voi che sono insegnante di sostegno, penso come la collega. Ho fatto 15 anni di sostegno, adesso sono passato sulla classe. No, invece sono ancora su sostegno, per scelte lo faccio. Pure io, però poi c'è un ragionamento. Però tu devi ho una buona, diciamo, gavetta rispetto. Noi volevo dire, però non dimentichiamoci, perché noi parliamo di autodeterminazione, il fondo per la che ognuno gestisca i propri soldi, ovviamente chi è in grado. Non ci dimentichiamo che noi abbiamo disabilità gravissime e che questo ci pensiamo a questi soggetti qua. E sono tanti, non sono così pochi come era alcuni cose, perché non si vedono, perché sono relegati in casa. Angelo, perdonami un attimo, no? Scusami se ti interrompo. Ordiniamo